Andiamo. Il futuro per la Liguria ha una parola, un nome e un cognome, si chiama turismo, perché il turismo è l'unica economia che oggi è in crescita a livello internazionale. In questa crescita internazionale la Liguria si sta comportando sufficientemente bene. Dobbiamo, per guardare al futuro e fare in modo che l'equazione turismo uguale più sviluppo, più reddito, più occupazione per tutto il nostro territorio, dobbiamo fare in modo che il turismo passi dall'essere considerato un'economia un po' marginale, invece un elemento essenziale, strutturale, fondamentale del sistema socio-economico della Liguria e direi anche di tutto il nostro sistema paese. Questo è l'unico modo per far sì che il nostro futuro possa essere un po' più roseo rispetto a quelle che sono le prospettive e le situazioni che oggi stiamo vivendo, no? Si parla di crisi, si parla di difficoltà, si parla e si vive una situazione ai limiti della recessione. In questo momento bisogna avere il coraggio di pensare allo sviluppo e alla capacità di vincere delle sfide premianti che facciano crescere nuovamente il valore, e questa sfida non c'è dubbio alcuno che si chiami turismo. Sia l'Italia che la Liguria sono le destinazioni che hanno la maggior quantità e qualità di asset competitivi rispetto a quella che è la richiesta del mercato internazionale. E su questi asset dobbiamo lavorare, ma per lavorarci non c'è soltanto bisogno della pianificazione, della programmazione e degli investimenti, che sono ovviamente utili, necessari e essenziali. Bisogna anche averci la consapevolezza e la coscienza. È un problema, diciamo, culturale, è un problema sia di autostima da parte di chi ci lavora, ma è un problema anche soprattutto di consapevolezza, è un problema di reputazione, cioè chi è competente su questa materia, come sottoscritto, come anche tutto il resto del mondo, delle istituzioni, deve essere capace di capire come questa sia uno dei grandi temi, non è l'unico, ma uno dei grandi temi del futuro per la nostra territorio.